Una produzione Josie Industries. No, aspetta, che cazzo dico? Oggi non si registrava GTA 5, maledizione regia, che diavolo combini? Mi stavi facendo editare la roba sbagliata, porco omino dell'ergastolo. Ora che cazzo c'entro io adesso? Stavolta non ho fatto niente, sei un loquendista maleducato, io ti darei l'ergastolo. Ecco, ora mi inizio ad innervosire e non riesco più ad editare un cazzo. Se ti innervosisci non fai un video decente e ti darò comunque l'ergastolo. Regia, vedi di mandare la clip giusta stavolta. Le frasche. Sei forte. Mi stai prendendo per il culo o cosa? Devi mandare la clip di Medieval Cazzone, se sbagli un'altra volta saranno cazzi vostri. No, Nebraska si dice in questo modo, e poi saranno cazzi vostri. Aspetta un secondo, io conosco questa voce, ma non può essere vero, non ci credo. Oddio. E invece sono proprio io, amico mio, quanto tempo che non ci si sente, sono Akuvudika direttamente dall'universo di Dumloquendo 93, ho viaggiato nei multiversi perché ti ho visto in difficoltà e sai che sono sempre disposto ad aiutarti, quindi utilizzerò i miei poteri da guardiano mascherone e ti farò una bella sorpresa, manda pure la clip di Medieval e stai a guardare. Però così mi fai emozionare troppo. Finalmente eccomi a sta foresta incantata di merda, ma che cazzo succede? Oddio, ma è diventato tutto in HD. Bene, scheletro merdoso, puoi iniziare a cagarti addosso allora. Minchia, siete peggio della versione originale, mi fate schifo al cazzo, anche se un cazzo non lo ho, nemmeno in HD. Però non mi spiego com'è potuto accadere. Mi sento confuso, meglio dare un'occhiata qua intorno. Siamo le rane allucinogene e ti sputiamo acido muriatico as dell'olix. Ma levatevi dal cazzo, vi affetto con la mia nuova sciasciosa asciosamente a filo contundente che mi ha dato il mio amico Blogmonat. Non ho tempo da perdere con voi rane drogate di merda. Un calderone? Spero non sia la strega pervertita di quella volta con le zucche. Ma che strega pervertita? Io sono la strega della foresta drogata, volevo dire incantata XDDDD. Quella delle zucche era mia cugina, che è fissata con lo scoparsi tutti quelli che passano da lì. Muaaa, hai capito cazzone? Ma fottiti brutta racchia di merda. Dai, non ti incazzare Daniel forte schifo, piuttosto fai un favore ad una bella gnocca come me, devi entrare nel quarto Reich, volevo dire formicaio nazionalsocialista, cioè formicaio ergastolante, ormai mi confondo pure io con l'età, e portami 7 pezzi d'ambra, ne ho bisogno per il mio elisir di lunga fica, lunga vita XD. Ma sì, dai, tanto non avevo un cazzo da fa. Ecco, ora muoviti e portami quella cazzo di ambra. Occhio alle formiche naziste. Strega bastarda, fammi tornare normale, che cazzo? Giuro che me la pagherai, parola di Sir Daniele Forteschissimo. Madonna, che gran puttana di strega, quasi quasi preferivo sua cugina pervertita, almeno lei non mi ha rimpicciolito per entrare in sto formicaio del cazzo, sento puzza di piscio di formica rossa e ancora di ambra nessuna traccia, spero proprio di non finire inculato a sangue, non ci bastava avere quello stregone ergastolante in mezzo ai coglioni, pure le formiche adesso, aspetta un secondo, sento una voce dietro sto muro, vediamo un po'. Oh, a Fortescue me hai liberato grazie a cazzarola, ste formiche de merda hanno ergastolato me e i miei compagni folletti, c'è sta regina Baldracca a capo del quarto Reich formicante e a noi folletti non c'è sta besta cosa, te prego Fortescue, se sei davvero l'eroe che dicono tutti liberaci dall'ergastolo de sto posto che me fa schifo al cazzo stare qua dentro e sentire puzza de piscio de formica rossa, se ce liberi tutti te regalo una bella coppa del nonno, cioè calice delle anime dell'immortacci tua, così te pigli una bella cosa al salone dell'eroi. Ti è pigliati ste lucine, così non te rompi er collo attraverso er formicaio nazionalsocialista der cazzo. Ah,
Madonna, mi fa pisciare troppo la tua voce con quell'accento romano. Certo, amico mio, vi libererò tutti, perché mi state già simpatici xdxdxd. Ah, intruso all'interno del formicaio sorelle. Ecco le prime scassaminchia di formiche. Vi maciullo per bene con l'ascia in stile Kratos in God of War. Vi sminchio per bene così imparate a fare le prepotenti coi folletti romani, razziste del cazzo. Mentre parlavo ho pure trovato uno dei folletti ergastolati. In questo caso posso davvero dire di aver avuto culo. Non gridate che mi fate solo incazzare di più, formiche stronzacce. Vi spiaccico col mio bel dildo di legno, un'arma fidata che un giorno spaccherò in testa a quello Zarok schifoso. E lo farò talmente forte che gli farò passare la voglia di dare ergastoli ai poveri innocenti di Gallomir. Anzi, ma che in testa, glielo ficcherò proprio nel culo. Voglio proprio vedere come farai. Al momento sei intrappolato nel formicaio e ergastolante e non credo tu riesca ad evadere così facilmente. Sei stato ergastolato per l'ennesima volta. Devo semplicemente trovare quella merda di Ambra, liberare i miei amici folletti e fare quattro chiacchiere con la regina delle formiche, che porca puttana quanti figli ha sta baldraccona. Ci dà dentro che è un piacere. Che vergogna, sor Daniele Fortaschifo che insulta la povera regina delle formiche naziste. Io gli darei l'ergastolo. E se non sbaglio ero stato chiaro sul fatto di non interferire più con la linea temporale di questo universo. Deve essere stato un'altra volta quel Wudika maledetto. Ci ha resi tutti in HD. Gli darei l'ergastolo divino. Ah, è così allora? È stato quel gran bel pezzo di mascherone a renderci in HD con i suoi poteri da divinità. Grazie amico mio Wudika, non lo dimenticherò. Mi hai aiutato anche nel labirinto di Jack del Bosco. Non so come avrei fatto senza di te. Te lo dico io come avresti fatto. Saresti rimasto lì come un cazzone senza capire che fare. Avresti sclerato e ti saresti ficcato quel dildo di legno su per il culo per la disperazione. Oddio, finalmente. Levatevi dalle palle che questa è una fonte d'assenzio in alta definizione. Wow, l'assenzio in HD è tutta un'altra storia. Oddio, che bontà. Questo sì che mi dà la carica per continuare. Amici folletti, sto arrivando a salvarvi, non temete. Smaciullerò ogni formica di questo schifo di posto se sarà necessario. Sì, sperci. Girerai intorno dentro quel formicaio per l'eternità. Omino de merda, non rompere er cazzo al mio amico Fortescue, se no appena ce libera tutti te veniamo a scagazzare quel castello da coatto stronzo che te ritrovi su quella montagna. E non pensare che siccome siamo folletti nani ci avemo fifa da tua magia ergastolante al massimo, me cago addosso per la tua faccia de merda. Madonna, non te se può proprio guardà, ma li mortacci tua Zarok, mettete na busta in faccia che me fai veni lo sbocco in stile Wudika della serie di Crash Bandicoot di Doom Eloquendo 93. Vedo con piacere che anche tu conosci Wudika, amico mio. Sai, anche se ti ho appena conosciuto mi stai troppo simpatico. In più mi ricordi il mio buon vecchio amico Dirk il Leale. Lui è un combattente coi controcazzi, con la sua spada magica non sbaglia mai un colpo. Certo, a volte litiga con Stungard perché non può vedere il suo scudo d'oro infallibile e viceversa lui non accetta la sua spada magica XD, però sotto sotto si vogliono bene e si rispettano. Si sono tutti delle grandi teste di cazzo, eroi e folletti della minchia. Ma come ti permetti di minacciarmi, merdina, che non sei altro? Hanno fatto bene le formiche ad ergastolarvi. Siete solo un pericolo per la società. Io vi riderei volentieri l'ergastolo. Allora senti un po', Omino. Puoi insultarmi quanto vuoi, chiamarmi sfigato, perdente, coglione, cazzone. Puoi anche prendermi per il culo tutto il giorno. Ma non ti permettere mai più di parlare male dei miei amici eroi. Loro si sono fatti il culo in quella famosa battaglia dove hai perso miseramente, peggio di quella volta quando io e Tim l'astuto ci sfidavamo per gioco al tiro con l'arco. Lui aveva una mira infallibile e non vincevo mai, ma non mi ha mai fatto pesare la cosa. Invece tu col tuo esercito del cazzo hai ergastolato solo me. In quella battaglia vi hanno fatto vedere l'inferno, tutti i tuoi ergastolatori schiacciati come fossero ste formiche di merda, e il mio amico Tim ha fatto fuori il tuo braccio destro con un colpo, quindi vedi di portare rispetto ai miei amici eroi coglionazzo di uno Zarok.
Guarda, al massimo ti concedo di prendere per il culo quel coglioncello di Voden che fa tanto il gradasso, però la sua spada fa il suo sporco lavoro. A Fortescue, certo che nutri del profondo rispetto per i tuoi amici, in giro si sentivano certe voci che eri solo un codardo de merda che stava tutto erfottuto giorno al castello del re a fare popo un cazzo e se prendeva i meriti dell'altri. Ma ora mi sto rendendo conto che sei cambiato, non stai a fa più ercazzone come una volta, c'hai due coglioni grossi così, te stai a fanculo quanto un castello per salvare sta città e i suoi abitanti, per non parlare di tutte le creature magiche che abitano i dintorni. Te giuro che metterò una buona parola per farte diventare un eroe un giorno, amico mio. Ma eroe chi? Sto cazzone! Si è fatto ergastolare per primo nella battaglia e a stento riesce a maneggiare uno stuzzicadenti e al momento sta girando in tondo come un coglione in quel formicaio nazista. Ti do un consiglio, scheletro dei miei coglioni, torna al castello a tracannare vino dalla mattina alla sera come facevi un tempo, almeno non fai di nuovo la figura di merda di venire ergastolato per una seconda volta. Muah! È vero, tanto tempo fa ero solo un pigro inetto nulla facente che pensava solo a salvarsi le chiappe da ogni battaglia. Quando sono stato ergastolato, ho percepito la cosa come una sorta di punizione per tutti i miei comportamenti sbagliati del passato, ma adesso ho la possibilità di redimermi, la possibilità di dimostrare a tutti che ho la stoffa per salvare Gallomir. Il fato mi ha concesso la chance di vendicarmi di Zarok e mettere fine una volta per tutte ai suoi piani malvagi. Capitano, mi ha fatto commuovere il suo discorso eroico. Io ho sempre creduto in lei e so che riuscirà a fermare quello stregone ergastolante. Mi scusi, ma non ho saputo trattenermi da contattarla via codec dopo le sue belle parole. Tim, amico mio, sei uno dei pochi che non ha perso fiducia in me e te ne sono grato. Quando sta storia sarà finita, spero che torneremo a sbevacchiare insieme come una volta. Come cazzo fate a parlare via codec? Poi che cazzo è un codec? Deve essere quel potere malato di cui ho sentito tanto parlare. Deve per forza trattarsi del potere malato delle citazioni e dei meme. Maledetti bastardi, come osate a fare una cosa del genere a me? Zarok, lo stregone ergastolante più potente del mondo, non potete utilizzare un potere che non riesco ancora a comprendere appieno. Me la pagherete cara per questo affronto. Intanto mentre ti lamentavi ho liberato tutti i folletti ergastolati e ho raccolto ambra sufficiente per quella strega di merda. Ora mi preparo a scambiare quattro paroline con la regina Furer di ste formiche schifose. Grande Fortescue, ci devi rompere culo a quella battona da una botta e via. Tanto non riuscirai mai a vincere il potere Führer della regina delle formiche naziste. Quindi sei tu che hai combinato tutto sto casino all'interno del mio formicaio, hai liberato tutti i folletti e fottuto la nostra ambra, ti faccio inculare a sangue da tutti i miei figli. Porca puttana, non mi aspettavo fossi così brutta e schifosa, madonna mia, non so se mi fai più cagare tu o quello stregone del cazzo, mi sento ubriaco dallo schifo che sto provando adesso. Ma come ti permetti? Io sono una signora e non dovresti parlarmi così, figli miei, apritegli l'orifizio anale per bene che poi ci penso io a lui, muara. Non vi avvicinerete mai al mio anno, maledetti esseri schifosi, siete un obbrobrio vivente, e tu ti consideri una signora? Sì, la signora dei cessi forse, la prima in classifica fra le merde viventi di tutto il creato. Lo sdegno che sto provando è peggio di quella volta quando giocai a strip poker con le figlie dei contadini. Ricordo che ero ubriaco marcio quella sera e finii per svomitazzare per tutti i campi di grano. Il giorno dopo mi trovarono a lato del fiume che costeggiava il villaggio tutto ricoperto di vomito. Inizialmente mi diedero per morto, solo che quando mi rialzai all'improvviso mi colpirono con una padella in testa che mi mandò in coma per altri due giorni. Quando mi risvegliai mi feci schifo da solo, che brutta esperienza XD. Certo che tempo fa te la spassavi alla grande Fortescue.
Asdlolix di. Ratatata ti smitraglio se frecce con l'arco di Ravenous il centauro un po' ricchioncello. La qualità delle armi dei centauri è incredibile, però lui se la tira un po' troppo per i miei gusti. Dovrebbe imparare un po' di umiltà, che non fa mai male. Signora Regina, ci sta massacrando a colpi di ascia, sto bastardo a... Nooo, non uscirai vivo di qui, Sir Daniele Forte Schifo di Merda. Staremo a vedere, puttana con il culo grosso, a furia di cagare figlia ripetizione ti è diventato enorme. Madonna mia, ma come cazzo fai a vivere così? Non parlare male della nostra regina, brutto stronzo scheletro merdoso. È giunto il momento di mettere a tacere tutti con la spada di quel testaccia di cazzo di Voden superpotenziata col potere malato delle citazioni e meme. Per il potere di Grayskull, vi condanno a morte, formiche bastarde. La sentenza è stata pronunciata e a breve avrà luogo la vostra pubblica esecuzione. Non avete scampo. Sir Daniele Forteschissimo, liberando i folletti, si è riempito di gioia il cuore, e di tutta risposta ve la metterà nel culo. Ma perché ha iniziato a parlare al rallentatore? Oddio, sembra più determinato di prima. Perché sto per attivare il colpo assenzioso di precisione con l'arco dei centauri ricchioncelli. Mi spiace, ma questo quarto Reich è giunto al termine. Dichiaro l'abdicazione della regina una volta per tutte. Scacco matto. A Forteschius sei ermito di tutti noi folletti, te regalo sta coppa del nonno, così poi andar al salone dell'eroe. Madonna mia, non sai quanto cazzo te siamo grati. Te prego, ferma quello stregone de merda e ristabilisci l'ordine a gallo mio. Buona fortuna Forteschius, stammi beh amico mio. Missione compiuta, pigliamoci sto calice e usciamo di qui. Non vedo l'ora di tornare alle mie dimensioni normali. A stronza di una strega, fammi tornare normale o l'ambra che ho trovato te la ficco nel culo. Non ci credo, è davvero Dan? Aspetta un secondo che ti faccio tornare normale. Sto per tornare gigante XD. Oddio, momento attacco on Titan Aslolix di. Sì, ok, ora basta fare il cazzone e dammi la mia ambra. Devo farmi quello elisir. Come ricompensa posso darti solo delle cosce di pollo che ho comprato oggi pomeriggio da Gino dei Polli. Le ho incantate con un po' di magia. Sono buone, tranquillo. Se le usi contro i nemici, li trasformi in polli e poi te li mangi XD. Ma vaffanculo. Chi cazzo se ne frega delle cosce di pollo? Spero di ottenere qualcosa di più utile, che cazzo. Non farò mai più affari con le streghe. Prima la pervertita, ora quella drogata, ma fatemi il piacere. Ora Venus amico mio, il tuo arco mi è stato utilissimo contro un insettone gigante di merda oggi. Ah, sei tu Dan? Te l'ho detto che le armi di noi centauri sono troppo fighe. Vedo che hai compreso la bellezza dell'arco che ti ho dato. Voglio ricompensare la tua intelligenza con una sorta di potenziamento. Ti dono le mie frecce infuocate. Usate in combo con quell'arco, potrai bruciare qualsiasi chiappa ergastolante che ti si presenta davanti. Risultati assicurati, amico mio. Wow Ravenous, non potevo chiedere di meglio, grazie infinite. Ora continuo ad esplorare quella foresta drogata, incantata XDDDD, ci si vede ad un prossimo video amici miei. Ciao Dan, buona esplorazione amico mio, qui è Nebraska 94 che vi parla. Spero che abbiate apprezzato il cambio di grafica, alla fine il gioco è sempre lo stesso. Prima di chiudere come al solito ringrazio tutti quelli che hanno visto il video e che mi seguono sempre. Ultimamente ho sempre meno tempo per editare i contenuti che porto sul canale, ma pian piano tutte le serie andranno avanti, basta avere pazienza. Infine ringrazio il buon vecchio Vudica direttamente dal canale di Dumaloquendo 93, un mio collega loquendista e amico. Detto questo, noi ci becchiamo al prossimo video, statemi bene, ciao!